Si starà meglio quando si starà meglio. Italo Galafassi, Making of. Ciao Italo. Ciao. Autore, regista soprattutto. Quanto è cambiato il tuo lavoro da 20 anni ad oggi? Già farmi questa domanda significa denunciare la mia anzianità. Quindi da 20 anni a questa parte moltissimo, ovviamente. Innanzitutto perché 20 anni fa non c'erano i social, quindi che oggi assorbono la quasi totalità del nostro lavoro, e quindi i ritmi, il modo di girare, il modo di raccontare era profondamente diverso. Diciamo che da quel punto di vista sicuramente oggi bisogna essere molto più precisi, raffinati, comunicativi rispetto a 20 anni fa, quando insomma, diciamo, la televisione perdonava qualcosa in più. Però dirlo poi in modo analitico è difficile. Ecco, io mi fermerei a questo come descrizione. Oggi un'azienda che si rivolge a te, no? Soprattutto voi fate molto sul brand, lavorate molto sui marchi, sulle istituzioni. Quando qualcuno si rivolge a voi, cos'è che, come inizia il vostro lavoro e come si sviluppa il vostro lavoro? Beh, innanzitutto bisogna capire cosa vogliamo vendere, perché un brand che si rivolge ovviamente ha principalmente l'ansia, diciamo, di vendere e di comunicare qualcosa, soprattutto vendere, in linea di massima, soprattutto in questo momento. Bisogna capire cosa dobbiamo raccontare, quindi la prima cosa che dobbiamo fare è capire l'azienda. Capire, appunto, io parto sempre come posso dire, dall'origine, quindi capire l'azienda, capire quali sono i mood comunicativi dell'azienda, nel caso li abbia, oppure cercare di crearli nel caso non li abbia, prima di tutto. E poi dopo, naturalmente, cercare di sviluppare attraverso delle storyboard, attraverso dei racconti, diciamo, delle storie che possano avvallare, avvalorare i valori condivisi dell'azienda, che è la cosa più importante oggi sul web. Oggi tutti ci sentiamo un po' autori e un po' registi, no? Grazie agli smartphone siamo tutti lì a fare video, ci sono delle app che sono solo esclusivamente per fare dei video, ma che differenza c'è ad oggi nel rivolgersi appunto a qualcuno che come te è strutturato come azienda anche nelle macchine, no? E fare invece, anche se in alta risoluzione, come si dice, ma un video girato con uno smartphone. Beh, insomma, la differenza sta nel rivolgersi a un professionista comunque, che non significa una garanzia di assoluta, intendiamoci, perché poi ci sono degli hobbisti che possono fare anche cose egregie. In linea di massima, chi fa questo lavoro, soprattutto da un po' di anni, ha una cultura di base che gli consente poi di affrontare tutte le situazioni. Di raccontare tutte le situazioni, mettila come vuoi, però insomma, ovviamente c'è la differenza che passa tra un dentista che ha imparato così, insomma, no? Tu ci andresti da un dentista che dice: guarda, sono bravissimo, uso bene il trapano, il Black & Decker, per cui ti faccio una canalare, cioè la differenza è un po' No, quella. io questo te lo chiedo perché sai, spesso adesso dicono voglio un video bello, Sì. ma si può fare anche con il telefonino, no? Quindi Sì. perché cioè, tutto questo dispendio di energia che poi è anche un dispendio, come dire, cioè un budget diverso dal punto di vista economico su dei progetti. Quindi ad oggi, come dicevi, ci sono i social, cosa che non c'erano prima quando tu hai iniziato il tuo No, percorso, no? non c'erano. La fotografia, quanto è cambiata all'interno di questo prodotto, Italo? È cambiata molto naturalmente perché oggi devi tenere conto che il prodotto che fai viene visualizzato molto spesso su device molto piccoli, cioè su schermi molto piccoli.
quindi devi stare più in certi momenti attento al dettaglio più che al totale, cioè voglio dire, ci sono comunque delle tecniche che ti devono consentire di essere visibile e incisivo anche sul telefonino. Diciamo che in questo periodo di lockdown noi abbiamo usato molto il computer, abbiamo usato molto il PC a casa, il computer a casa e quindi lo schermo grande, ma perché siamo stati costretti a stare a casa? Certo. Adesso che usciamo siamo abituati a guardare Facebook sullo smartphone, a guardare i video sullo smartphone come prima, per cui chiaramente serve una cura dell'immagine e un'idea dell'immagine completamente diversa, anche per i formati. Perché magari le stories di Instagram sono a 9 sedicesimi piuttosto che a 16 noni o 4 quinti, quindi insomma, bisogna un pochino tener conto anche di queste cose, che molto spesso chi fa il proprio video col telefonino insomma, magari può anche. È più facile trasmettere emozione in 10 minuti o in 60 secondi? Non credo che esista una regola. Se si è capaci di trasmettere un'emozione, la si può trasmettere in 10 secondi o in 3 ore. Naturalmente trasmetterla in 3 ore significa fare qualcosa di un pelino strutturato, insomma. Oggi la gara che ci viene sempre, diciamo così, quello che ci viene richiesto è quello di trasmettere emozioni in un tempo brevissimo, soprattutto social, perché sappiamo benissimo che i video nei social hanno quel fatidico limite di 8 secondi, che è la soglia d'attenzione media, nei quali ti devi giocare, diciamo così, ti devi giocare la capacità di catturare l'attenzione dell'utente. E stiamo vedendo un progetto, che è il progetto che voi avete fatto sui bartender, no? E sì. Vedendo questi video sono molto accattivanti, perché c'è la storia del personaggio, no? Cioè di ognuno di loro, e poi la loro ricetta, cioè il loro modo di lavorare. E ormai prodotti come questi sono molto, cioè molto, immagini molto strette, cioè si va molto sul prodotto, è difficile lavorare così, poi soprattutto in montaggio. Beh, oddio, difficile, diciamo che devi usare delle tecniche o comunque dei sistemi che magari non sono scritti, ma che adesso io lavoro con una troupe di persone, con un gruppo di persone con cui diciamo lavoriamo da molti anni, quindi a volte basta anche non dir niente, basta pensare e già viene recepito quello che vuoi. E chiaramente bisogna lavorare tenendo conto appunto delle dimensioni del video, dove andranno, del tipo di storia che devi raccontare per cercare di essere minimamente accattivante, e anche delle immagini come vanno montate e soprattutto della musica. Una cosa molto importante è quella. La musica fondamentale è una delle cose che si sottovaluta di più. Poi insomma lo dico a te, che sei un grande intenditore soprattutto di musica classica, insomma abbiamo fatto anche dei viaggi insieme e abbiamo condiviso anche insomma ascolti diciamo così impegnativi, intimisti, insomma, però che ci hanno sempre fatto molto bene in quei chilometri. Italo, una domanda: cosa ti ha insegnato questo periodo di lockdown? Guarda, io non sono tendenzialmente quello che dice oh che bello, ho riscoperto i valori familiari, perché io lavoro in smart working da epoca non sospetta, quindi lì c'è il cane che tu conosci bene, c'è Dylan, sono in sua compagnia tutto il giorno, mia moglie lavora in smart working perché insegna in alto nella tua camera, no? Ecco. E nello studio, e quindi non ne avevo bisogno. Non sono molto di quelli appunto che dicono che bello, non è stato molto bello, io non l'ho trovato particolarmente divertente, se devo essere sincero. Primo perché oggi siamo abbastanza ottimisti, siamo entrati nella seconda fase o terza, seconda, e quindi tendiamo a dimenticare che sono morte 30.000 persone, insomma, quindi neanche poche. No? Primo, che molte hanno sofferto molto, perché anche quelli che ne sono venuti fuori a molti senza problemi, ma alcuni maluccio, e quindi non l'ho trovato particolarmente divertente come situazione. Diciamo che non credo neanche a quelli che dicono
siamo migliorati, per carità. L'acqua in Laguna Venezia era limpida perché non c'era nessuno in giro, ma voglio dire, non se lo augura nessuno che nessuno vada in giro, serve una maggiore attenzione per l'ambiente, ma io spero che non servano queste legnate per rendersi conto dei danni eventuali che vengono fatti all'ambiente, delle transatlantici che rischiano di sfasciare Piazza di Venezia, eccetera, eccetera. Cioè, voglio dire, dovrebbe servire molto meno. E non credo che questa sia una lezione che qualcuno ha imparato, per carità. Quindi sono negativo. Va bene Italo. Io ti ringrazio, Italo Grassassi Making Off, grazie mille per insomma, Grazie a te. averci spiegato anche una parte del tuo lavoro e del pensiero che ci vuole per creare appunto dei video e emozionare con delle fotografie. Grazie mille. Ti ringrazio. Ciao, Adua.